L'altro giorno abbiamo fatto un torneone di Ubufufu, questo grande sito che ha questo grande nome marketing, con le tavole manga, però ce n'erano effettivamente poche. Allora Edi gli ha presa la scimmia e ha fatto la sua versione delle tavole manga e mi ha passato il link. E quindi facciamo questo tavola manga reprise fatto da Edi. Mi ha detto che verrò messo molto molto in difficoltà. Allora, ha messo una tavola di Uzumaki e una tavola di Homunculus. La tavola di Homunculus è fighissima, tra l'altro, Edi, insomma, è un attimino spoiler, però tanto se non si è letto Homunculus è difficile capire dove va a parare questo sguardone. Quella di Homunculus è molto bella. Io personalmente amo molto Yamamoto, uno degli autori più matti che ha il Giappone. Di sicuro ha più successo il buon Junji Ito, che ho anche incontrato e intervistato, veramente un uomo deliziosissimo. E effettivamente le sue opere sono di tutto rispetto. Io qua preferisco Uzumaki, perché effettivamente vedere questo grande volto a spirale dove l'occhio viene risucchiato dalla spirale stessa, con questo uno storyboard praticamente dove vediamo l'occhio che piano piano viene risucchiato, è veramente una bomba. È veramente una bellissima tavola, una bellissima sequenza, bellissimo modo di narrare, nonostante ami Homunculus alla follia, però come tavola direi Uzumaki. Ok, bella, minchia, Die Dark, Edi, mamma mia che uomo raffinato. Allora, Gear Second è carina, però ho preferito altre tavole con protagonista Rufy. No, ti direi Die Dark, assolutamente. Gear Second, ragazzi, è bello, è iconico il momento, la prima volta che lo utilizza, però insomma, Die Dark. Benissimo, vabbè. Va bene così. Vabbè, il momento ciambella, va bene anche metterlo da parte. Preferisco di gran lunga la seconda esplosione. Gon addirittura! La madonna! Allora, vabbè, ma cazzo, Edi, potevi andarci un po' più piano con One Piece. Comunque, qui dico Gon perché questa sequenza meravigliosa con questo chiaroscuro, guardate il cielo, il lavoro che è stato fatto su Gon è veramente straordinario. E soprattutto la sequenza dove c'è questa sequela di come, non so come, questo, ecco, questo mangiarsi a catena. L'idea è anche geniale, ecco. Quindi, tra l'altro, questa, Edi, non è proprio una tavola, è proprio una vignetta, quindi insomma, sti cazzi. Io direi Gon e vaffanculo. Asteroid e Girl from the Other Side. Allora, sono tutte e due molto belle, però di Girl from the Other Side abbiamo visto di meglio, nonostante lo stile meraviglioso. E Asteroid qua veramente non c'è da proprio spacca mascelle, non c'è nemmeno gara. Allora, qui abbiamo Sunken Rock e abbiamo Number 5, se non dico cazzate. Vabbè, comunque, Sunken Rock, allora, io adoro lo stile di Boichi, nonostante a molti stia sul cazzo, perché questi muscoli tutti super definiti effettivamente fanno rosicare molte persone. Sunken Rock ho iniziato ad apprezzarlo tantissimo, soprattutto nelle sue battute iniziali, ma arrivato sul finale, sì, è un bellissimo hentai praticamente, ma no, peccato, mi ha deluso molto. Matsumoto per me è il miglior mangaka esistente, vivente, dico senza problemi, direi Matsumoto in questo caso, mi dispiace. Forse a livello artistico, a livello proprio anatomico, oggettivo, è meglio Sunken Rock. Però di là io provo più vita, provo più calore, provo più emozioni, non ci posso fare niente. Vado con il cuore, Matsumoto tutta la vita. Ah, ok, questa tavola di The Climber è veramente incredibile. È proprio bello questo match, perché abbiamo due tavole agli opposti, però molto simili nell'impostazione. Cioè abbiamo il personaggio sulla destra, di quinta, diciamo, con davanti l'immensità. Però in Naruto abbiamo l'immensità chiassosa da horror vacui, quasi piena di dettagli. A sinistra abbiamo l'immensità nel silenzio, nella natura, possiamo dire, incontaminata, nella vetta. Pain davanti al villaggio della foglia fa il suo effetto ed è una tavola che, come sapete, apprezzo molto. Però la solitudine di questa tavola di The Climber con questo cielo meraviglioso, soprattutto dopo essere tornato dall'Islanda, averli visti effettivamente luoghi similari, dico The Climber. Per come sono fatto io, dico The Climber. Ok, qua ti dico One Piece. Te sei stato un po' furbo, Edi, perché hai tagliato. E non va bene, bisogna valutare la tavola nella sua complessità, mancano dei pezzettini. Shaman King, sapete quanto lo apprezzi, ho apprezzato tantissimo il coraggio di questo manga di affrontare il panorama del fumetto per ragazzi in maniera religiosa quasi, facendo incazzare tra l'altro abbastanza il pubblico o stranendolo, e io amo chi provoca il pubblico. Questa tavola non è una delle mie preferite, soprattutto nelle fasi finali vediamo delle cose eccezionali in Shaman King. Dico il Gigant
di Luffy, e voglio anche far incazzare qualcuno, nell'anime l'hanno trattato veramente di merda, perché questa tavola di Oda è una delle più belle degli ultimi tempi che ha fatto, e nell'anime è stata stuprata. Riguardatela a confronto e poi se ne riparla. Idem per il fulmine, ho visto la nuova puntata, anche il fulmine me lo aspettavo molto molto meglio. Però qua dico One Piece. Madonna Eddie, però porca puttana, ma ci potevi mettere altri 60 manga? Solo tavole di One Piece, hai rotto il cazzo! Allora, questa tavola di Hunter x Hunter è incredibile. Non dico il perché, perché è veramente troppo spoiler. Diciamo che è la calma prima della tempesta. Questa scena di One Piece non è per niente male. Anzi, è molto molto figa. Però, soprattutto dopo la rivelazione, che voi sapete che è stata anche rivelata nell'anime, questa scena acquisisce un aspetto un po' demenziale. Perché io dico sempre, perché i 5 assi di saggezza non hanno fatto una chiamatina e hanno detto davanti a noi c'è qualcuno che forse converrebbe uccidere istantaneamente tutti su di lui? Altro che figlio di Gold Roger. Andate, annientatelo, è finita per il nostro mondo. Però vabbè, valutiamo la tavola. Direi Hunter x Hunter. Qua sì, perché un Gon così forse Togashi non l'aveva mai disegnato, e io quando l'ho visto mi sono cacato sotto. Funziona tanto. Allora, con calma, perché qua è tosta, eh? Questi sono proprio colpi al cuore terrificanti, terrificanti. Allora, questa tavola fa parte di un momento, forse il momento più bello di tutto Slam Dunk. Però è successivo a una tavola che se Eddie non hai messo sei un cretino. È bellissima, tra l'altro io questa ce l'ho anche nelle carte collezionabili. Le Cardass Master che fecero qualche anno fa, divisa in tre. Ed è una tavola meravigliosa che sancisce la vittoria degli outsider forse più importanti della storia manga. Degli incompresi più importanti della storia manga. Dall'altra parte abbiamo altri due incompresi che mi hanno formato proprio come persona. Se io vivo con questo carattere e ho questo carattere, è a modello proprio di Onizuka. È inutile negarlo, sarà anche infantile e stupido, però per me è stato proprio una figura portante della mia formazione personale. È stato proprio un maestro di vita quasi. So che è strano, ma è così. E questo momento qui di Shanjou Negumi, nonostante rileggendolo sia invecchiato male in certi punti, ci sono tante cazzate veramente che oggi lette nel 2023 non funzionano per niente. C'è da dire che gli ultimi 2-3 volumi sono incredibili e già ci avevano fatto capire dove sarebbe andato Fujisawa con GTO e dove purtroppo non è più tornato, perché Fujisawa si è addormentato dopo il finale di GTO e, a parte qualche guizzino qua e là in certe robe, è invecchiato male male. Nonostante l'amore per gli outsider più grandi, più forti, e che ci hanno fatto sognare e battere il cuore, ci hanno fatto credere in noi stessi, non c'è versi, preferisco questa tavola, anche perché la bomba e il demone con questa silhouette nera, mamma mia, se fanno venire il pisello duro. Vabbè, allora, porco due che spoiler, Eddie. Allora, la tavola di Gon è veramente eccezionale, perché questo oblò formato dalle formiche, tutte ammassate tra di loro, che tra l'altro sono disegnate benissime, illuminate da Gesù Cristo in persona, oblò che ci rivela lo sguardo provocatorio incazzoso di Gon, mamma mia, se fa il suo porco effetto. Però il momento di Medinebis e questa tavola verticale di Medinebis, questo horror gigheriano, questo horror gigheriano che forma un teschio, no? In un certo senso, vediamo tutte le fattezze di un teschio, quindi è una sorta anche di illusione ottica, assomiglia anche a un fungo nucleare, cioè è stato proprio realizzata bene questa tavola, e ha più sottotesti visivi e ha anche molte più interpretazioni. Sembra quasi anche un nido, no? Un alveare. È bellissimo. Medinebis, quindi tutta la vita. Porco due Eddie, però veramente. Nonostante io apprezzi il momento di ping pong, che è Hiro Kenzan, quando si sente in difficoltà ti basta ripetere tre volte eroe arriva, l'ho preferita nell'anime, senza dubbio. Questo sì, è uno dei pochi casi dove succede. La tavola di One Piece è iconica e insomma niente, dai ragazzi, One Piece. Se ne è già parlato di questa tavola l'ultima volta, quindi va bene così. Stavolta non si batte One Piece. Madonna, ok. Allora abbiamo un momento molto molto particolare di Villain Saga, manga colossale che dovreste leggere tutti, ma non era sui vichinghi, non ti preoccupa, basta che non ti preoccupi,
e sei a posto. E un altro manga colossale, per altri motivi, l'opera Omnia di Osamu Tezuka, La Fenice, l'opera su cui, in cui ha investito praticamente tutta la sua esistenza, mettendo tutto se stesso e tutte... E diciamo che è un'opera che lo mostra in tutti i suoi periodi, ecco. Se per scoprire Picasso dobbiamo scoprire tutti i suoi periodi e passare in rassegna a tutti i suoi quadri, ecco, passando in rassegna a tutti i volumi della Fenice, scopriamo Tezuka in tutte le sue sfaccettature. Questa roba concentrica della Fenice è incredibile. Cioè, selezionare la silhouette della Fenice, svuotarla, riempirla con una... con queste onde che si irradiano in questa maniera, e intorno a lei si irradia una luce e si irradia ancora un chiaroscuro che forma un altro cerchio intorno a tanti cerchi già all'interno della Fenice, col personaggio che indica e che indica il punto di vista dello spettatore di attenzionare ancora di più il centro di questi cerchi. Beh, è una costruzione colossale da parte di Tezuka. Dall'altra abbiamo una bellissima esplosione, ma rimane un'esplosione bella quanto ti pare, ma Yukimura mostro, però rimane un'esplosione. Vabbè ragazzi, senti, questo momento di Vinland Saga non è proprio necessario raccontarlo in tutte le sue sfaccettature, secondo me, eh? Comunque io preferisco la Fenice tutta la vita. Minchia, ma sei fissata anche con Gon parecchio, Eddie, eh? Allora, questa tavola di One Punch Man è meravigliosa, anche perché, vabbè, non parliamo dei momenti, perché sennò qua diventa un casino. È una bella tavola, però di One Punch Man c'è tanto di meglio, ragazzi. Quella di Gon, secondo me, qua vince, perché è una sorta di cerca Waldo di Gon. No, vai, vado con i pinguini. Ok, allora, questo momento di Fullmetal Alchemist è gigantesco, gigantesco. E il fatto di non vedere tutti i tratti del personaggio lo rende ancora più terrificante, nonostante questo non sia un personaggio terrificante, anzi. La tavola di Vagabond, allo stesso tempo, è rappresentativa, meravigliosa e disegnata splendida, in maniera splendida. Sono molto indeciso. No, direi qua Inoue, perché è proprio un'opera d'arte questa qua di Inoue. Roy Mustang incazzato come un mostro che si mette il guanto, però fa il suo porco effetto. Poi l'applicazione del retino in questa maniera sfumata per renderlo veramente un personaggio irriconoscibile, non solo nel carattere ma anche graficamente, una bella idea. Io però vado di Vagabond. Oh, bravo che hai messo Die Dark, e strambo che tu abbia messo la Divina Commedia di Gonagai. Allora, io qua seleziono sempre Die Dark, perché la Divina Commedia di Gonagai, soprattutto quando Nagai disegnava queste tavole, ricalcava o copiava Dorè, le incisioni del Dorè. Quindi diciamo che non è proprio tutta farina del suo sacco, ecco. Bisogna anche capire un po' il contesto qua. Oh, allora, Bakemonogatari. Ok, e Assassination Classroom. Minchia, proprio questa tavola di Assassination Classroom, Eddie, è proprio stronza. Allora, Assassination Classroom per me è un manga d'accesso. Cioè, è un manga non che fa schifo al cazzo, ma è un manga che ti leggi senza impegno, divertente. La tavola di Bakemonogatari, invece, è incredibile. Tra l'altro, guardatelo, vi prego, ragazzi, è molto importante che voi lo facciate. Comunque, non è male quella tavola di Assassination Classroom, tornando a questo manga qua. Vabbè. Ok, allora anche qua Eddie è un po' complicato il discorso. E mamma mia, com'è bella quella tavola di Taigan. No, di Akira, ragazzi, c'è di meglio. Cioè, questa qui è iconica, soprattutto un colpo di scena interessante. Però Taigan, qua Taigan assolutamente. A proposito di tavole riuscite meglio, minchia, qua vado di Berserk. Nonostante questa tavola di Kontetsuo e Akira sia veramente veramente eccezionale, vado di Berserk, che tra l'altro è la tavola che stava per vincere l'ultima volta. Allora, Strain, bellissimo manga, bella questa tavola, però questa qui è troppo folle. Io Uzumaki non ce la faccio, non ce la faccio Uzumaki tutta la vita. Minchia, la stirpe della sirena, bravissima, una bomba clamorosa. Mamma mia, questa tavola di Naruto, però che ricordi, che nostalgia. Questa è la prima volta dove Naruto tira fuori la volpe, e tra l'altro la volpe rappresentata dal fumo che forma la facciona. Una bomba veramente. Questa tavola di stirpe della sirena è incredibile. Sono indeciso. Guarda, se mettevi la tavola col faccione della volpe, ti selezionavo Naruto. Però qua vado di stirpe la sirena. Poi, mamma mia. La tavola di Nana è allucinante, ragazzi. Allucinante. Queste due finestre, una con la luna, una senza, la scelta. Questo gioco di ombre qua è meraviglioso. Cioè, sono due tavole diverse. Cioè, a dire che questo momento di One Piece è bellissimo, però è più il momento, anche la tavola è bella, non c'è versi. No, vado di Nana, ragazzi. Vado di Nana. È un bello, bella la tavola, però ragazzi, dai, cioè, è inutile prenderci per il culo, dai. Oddio. Allora, guarda, dato che ha vinto l'altra volta, la escludiamo e selezioniamo Pun Pun. Anche se è praticamente una foto, però è una sorta, è pop art. È pop art, a parte il buon Asano. No, qui proprio, allora, sì. Non è successo niente, grande momento, grande Zoro, però non c'è pezza.
Minchia, il finale di Devilman. E un altro grande momento di Made in Abyss. No, Devilman qua. Mi spiace. Bellissima anche questa. Bellissima questa tavola di Made in Abyss. Però vado di Devilman. No, vado di Hippo, mi è piaciuta, legata a questo momento mi è piaciuta più l'altra. Qui vado di Hippo, troppo bello, l'impatto lo senti tutto completamente. Con questi semplici trattini che spesso vengono utilizzati nei manga per fare le esplosioni, sentiamo l'esplosione del colpo, grande Hippo. Mamma mia, Eddie, questa è proprio una ricercatezza, lo sguardo di pietà di Goku nei confronti di Freezer, quando Goku si accorge che Freezer è irrecuperabile, era irrecuperabile. Lui ha salvato tutti, ha salvato il grande mago piccolo, ha salvato Vegeta, ha provato a salvare tantissime persone dall'oblio quando ha capito il vero potenziale di quei personaggi, ma Freezer era proprio no, niente. Molto bellina anche quel momento di My Hero Academia, grande scontro, però anche questa è una vignetta di Goku. Sono molto indeciso, secondo me di My Hero Academia c'è di meglio. No, vai, vado di questo, di Dragon Ball stavolta. Ah, stupenda tavola. Forse uno dei momenti che mi ha fatto risvegliare dal torpore dopo delle saghe che non mi hanno colpito e non mi hanno conquistato più di tanto. Anche questa tavola qui di Villain Saga è eccezionale. Villain, anche se One Piece è sempre One Piece. Lo so, sono d'accordo. Non lo so, One Piece è più il momento. Ci sono sempre gli sguardi che reagiscono alla scena commovente, a loro inchinati. Di là invece c'è una costruzione artistica ben più alta, secondo me. Quella di Villain Saga. Qui non lo so, questi sono più momentini, più vignette. Vai di Kojo quando c'ha l'attacco di panico. Ok, mamma mia. Allora, questo momento di Hippo è figo, però caso sia emozionante la... questo momento qua di Zabuza. Bella anche la costruzione, secondo me. Vedere Zabuza che piange è pazzesco. Tra l'altro fighissimo, Kishimoto in quel periodo le macchie di sangue più belle di tutte. Che vediamo l'esterno tratteggiato più leggero perché è più secco, è più asciutto rispetto al centro che invece è ancora vivido e quindi più scuro. Cioè questa macchia di sangue che si espande sul band di Zabuza. Sempre piaciuta questa roba di Kishimoto. Vado di Naruto qua. Dico la verità. Ah, bello però, eh. Vado di Rise e... però questo momento di Real è pazzesco, ragazzi. Soprattutto se conoscete la storia dietro Real. È epico questo momento, questo passaggio di Kenshiro, di Hokuto no Ken. Però qua vado di Monster, dai. Non si scherza. Poi abbiamo Steel Ball Run e poi sempre il cielo stellato di Pum Pum. Vado di Pum Pum, guarda. Dico la verità. Oddio, anche questo è veramente difficile. No, vabbè, Hunter x Hunter. Mi dispiace di boia. Certo, le scelte piccine, le tavole di Hunter x Hunter. No, qua sempre Hunter x Hunter, dico la verità. Vado di Akira qua, anche se, insomma, tra tutte e due c'è di meglio, come abbiamo ben visto. No, sì, qui ping pong. Cioè, qui è più il momento, qui è più il colpo di scena e la situazione horror. Mamma mia, è terrificante, però qua proprio siamo alla follia. Matsumoto oltre il divino. Anche qua Hunter x Hunter. Cioè, non c'è Vezzi, cioè, quella cosa cazzo ha fatto? Quei chiaroscuri, col tratteggio, ha fatto delle cose folli. Ok, questa è una tavola di GTO dove viene calciato, giustamente, il vice direttore. Sono un po' indeciso, perché di GTO c'è molto, molto meglio. C'è la famosa tavola, ma io sono maldestro, che è incredibile. È bello lo sguardo di Vegeta così, che saluta tutti, se ne va col sorriso, tra l'altro col sacrificio più inutile di tutti i tempi. Ma vado di Vegetozzo, dai. Questa anatomia di Onizuka non è che mi piaccia. Eccolo lì. No, vabbè. Talmente Jun Shotaro. Ecco, sa anche il rock. Anche questo My Hero Academia, perché l'ho preso. Prima o poi ci arriverò, a questo momento. Venezia di Taniguchi e Real sempre. Grazie per essere sopravvissuto, bellissimo. Venezia è una bellissima cartolina. Però... Venezia, ma... cazzo, non lo so. No, via, vai, vado di Real, via, basta. No, Berserk, mi dispiace, nonostante questo momento di One Piece sia incredibile. Mi sembrava del fuoco per accendere la mia sigaretta. Bella questa di Zetman, ma iconica, cazzo. Vado di Zetman tutta la vita, stupendo. Va allora alla tavola di... no, porta una sega, guarda. Non faccio nemmeno riflessioni. La sparo grossa e... allora, come tavola è più bella quella a sinistra. Ma Rufy davanti alla luna, questo Rufy, è uno dei simboli di libertà più potenti della storia manga. Proprio un simbolo di libertà.
totale. E a me piace molto la libertà. Come tavola però quella di sinistra è veramente veramente più d'impatto, e un Oda così sarà difficile ritrovarlo, più avanti. Adesso è un Oda più francobollo, più balune che infestano tutto, è un Oda corale perché ovviamente i personaggi che ha introdotto sono miliardi e quindi sono sempre tavole più piene di personaggini e balloncini. Però vai, vabbè, qui l'ho detto l'altra volta, questa qui di Chainsaw Man è allucinata. Bellissima questa Attack on Titan, Divina Commedia, ripeto, qui è, ragazzi, è Dore ricalcato, quindi vado di Attack on Titan, anche questa tavola è veramente bellissima. Oh, allora, questo è il pugno al drago celeste, bellissima tavola, bellissimo momento, però questa qua di Girl from the Other Side non c'è versi proprio. Non c'è versi, troppo bella. La giustizia non muore mai, maremma puttana. Questo è il momento più alto di Kenji insieme Io sono Gioia Buchi, e soprattutto alla radio quando dice io non vi perdonerò mai. E il finale di Stone Ocean che però è incredibile. È incredibile, però la giustizia non muore mai, amici. Bellissima sta tavola di Promise Neverland, porca troia. Ribellione totale, però qui vado di One Piece. Questo è me, vediamo uno scontro tra Dio e Jotaro. Qui vado di Giorgio. Cuore totale, dai. Eh sì. Allora, è bellissima. La costruzione di Inoue in questa tavola di Real è meravigliosa, effettivamente. Però questa tavola di Heaven's Gate, insensato. Insensato veramente. Veramente, veramente, da queste robe qua mi fanno impazzire, mi spiace. Vabbè, ciao. Tosta, tostarella, sono due momenti belli. Hide Out, non me l'aspettavo, tra l'altro. Lo so, raga, Allora, io vi voglio bene. Hunter x Hunter, cioè, sappiamo bene cos'è questo momento, non lo diciamo, ovviamente, per chi non lo sa. È un momento incredibile, quasi toccante nonostante tutto. Però, ragazzi, cioè, la costruzione... Io non so se vi siete accorti di quanto cazzo è fatta bene la tavola di Hide Out. Cioè, che vengono solo fuori bianchi... che tratteggiano i personaggi in questa oscurità che li avvolge completamente, con questi schizzi ovunque che partono dal basso e salgono su come delle fiamme che scoppiettano. Cioè, anche l'espressione del vecchio è allucinante, è super horror, è bellissima, raga. Io vi capisco, perché chi conosce questo momento apprezzerà di più la tavola a sinistra, ma come costruzione, soprattutto come realizzazione, la tavola di Hide Out è incredibile. Sì, tra l'altro è quasi un negativo questo confronto. Se devo valutare la tavola, vado ai Doubt. Mi spiace. Qui è tosta, perché anche questa è i Devilman, però la più bella di Devilman è quella che ho selezionato prima. One Punch Man qua, dai. Cioè, Bezzi, è troppo bella, stai fuori di testa. Ecco qua. Oh, che bella. Qua sta questo pennello che ha usato per fare la volpe, incredibile. Questo è difficile, sono in difficoltà un pochetto. No, come tavola, ora è piccolina, purtroppo non rende, ma come tavola direi Naruto. Mamma mia, il momento di realizzazione di Eren e poi lui che finalmente capisce di essere un eroe, quando in realtà va il peggiore eroe di tutti, ma anche il migliore allo stesso tempo. Sono molto indeciso. Ragazzi, però vedi l'errore dove sta sul modding. Attack on Titan, quel momento è assurdo. Sì, il momento, la tavola è... Sì, la realizzazione è figa, è bello che gli occhi di Eren siano quasi strabuzzino, no? Perché capisce cosa cazzo sta succedendo. Però quanto cazzo mi piace questo fucile che taglia la tavola in due, così. È come se fossero due vignette diverse separate solo dalla canna del fucile. Via, vado di Aimeiro. Oh, allora, primi confronti. Allora, qua sono due tipi di realizzazioni diverse, perché quella di Billybat è più d'impatto, si basa più sulla costruzione che sulla realizzazione. Hide Out è figo come è stato realizzato, cioè mi piace più che altro come emergano i bianchi rispetto al nero. Dico Hide Out. Qua veramente inizia a essere veramente complesso tutto, perché è stupenda questa di Berserk. Però anche questo momento qua, così sporco, così violento, così incattivito, guarda cazzo i piedi i piedi di questo personaggio, tutti sporchi, piegati, mamma mia, incredibile. È difficile, qua è difficile. Bello che mi completa la frase suggerendomi che il personaggio è incredibile. Vabbè, andiamo di Berserk, dai. Che palle però, quella di sinistra mi gravava da morire. No, vabbè, qui Asteroid senza problemi. Vabbè, qua dico Rise. Mamma mia, che cosa particolare. Abbiamo tanti cerchi fusi tra loro nel bianco. Mamma mia, che particolarità. Bello questo paragone. Il dio dei manga contro il diavolo dei manga. Sì,
Sì, sì. Vado di Devilman. Trigun, qua sì, mi dispiace. Prediligo la tamarragine. Qui a me dispiace per The Climber, però che bella la tavola di Ashita no Joe. Vai, qui vado del gigantone, dai, mi piace troppo. Qui vado di One Piece. Qui vado di Gon. Non me ne voglia Con. Qui vado di Ping Pong. Sta costruzione non se la sogna nessuno nella storia manga, purtroppo, per ora. Poi arriverà magari un nuovo Matsumoto, oppure mai. Ok, Zetman. Allora, qui vediamo, Zetman è bellissima, però è un personaggione a doppia pagina enorme. Naruto è più d'impatto, dai, non c'è versi, dai. No, via, oh, ragazzi, Super Saiyan, vabbè, qui è un casino, dai, ma poi guarda lì, che anatomia perfetta. Non ha senso tutto il passaggio, via, boh. No, via, dai, basta. Qui, vabbè, ti vado di Nana. Che casino. Ok. Sì, Vagabond è proprio meravigliosa. Ci sono tanti effettoni anche qua, soprattutto, nella tavola, nell'angolo a destra. Bella, però, questa roba di The Dark è matta, eh. Vabbè, basta. Minchia, mi stanno uccidendo tutte le tavole di Hunter x Hunter. Mi spiace. Qui vado di Real. Qui vado di Ashita no Joe, perché Gon è bellissima, ma preferisco Joe, assolutamente. Qua, rispetto a tante altre cose all'interno di Akira, vado di Girl from the Other Side, assolutamente. Vedi, me le sta uccidendo... No, dai, oggettivamente è più... È proprio più bella quella di Hunter x Hunter. Vi voglio bene, eh. Però quella di Hunter x Hunter è veramente incredibile. Hunter x Hunter. Oh... Qui è impossibile. Sono veramente indeciso. Chainsaw Man merita, boy. Però Akira, ragazzi, ma che cazzo di momento è? Dai, non c'è versi. Mi dispiace. Qui vado di Vinland Saga. Qui vado di Uzumaki. Siamo... Ah! Ok. Stessa idea. Cioè, siluettona. Solo da una parte c'è Masaki e da un'altra c'è il duo Nibaku. Questo è un bel derby, sì, sì, sì. No, Bad Company, dai. Masaki tutta la vita. Tostissima, perché questa di Made in Abyss, ragazzi, è veramente un'opera d'arte. Veramente un'opera d'arte. Basta. Qui invece vi prediligo la semplicità rispetto all'umacone di Bakemonogatari. Qui, allora, qui proprio abbiamo il vintage e il naif per eccellenza contro il manierismo puro di Murata. Cioè, beh, non è tanto manierista, però è di una bellezza il suo disegno estrema. Per me l'anima viene da Devilman, cioè è una delle robe più grezze, vibranti, potenti a livello grafico di tutte, con questo tratto a carboncino cattivissimo. Sembra quasi di sporcarsi le mani solo guardandola. Per me Devilman. Qui Hippo. Veramente un dinamismo. Qui, vabbè, dai, sempre Berserk. Boh, cioè, qua proprio... Qui, ecco, siamo veramente a due tavole matte. Matte, psichedeliche proprio. In maniera diversa, però. Mamma mia, che matto qua. Vabbè, vai, vado di Hunter x Hunter. Perché è pazzo, proprio premo la pazzia, proprio. Qui io ti voglio bene, Kenji, ma questa qui di Hunter x Hunter è insensata, proprio. Insensata tavola. La giustizia non muore mai, bisogna dire la verità. Però... Ora si inizia ad andare nella follia, nelle zone calde, calde, calde. Abbiamo la luce, invece la chiusura, l'ombra, il buio. Allora, c'è da dire che il mostro che difende la bambina con le frecce sul groppone è bello da vedere, soprattutto in Girl from the Other Side, ma è un'immagine che bene o male abbiamo già visto. Questa follia di Igo Nagai è difficile ritrovarla in giro, eh? Akira che emerge dalla roccia, sembra quasi fuso alla roccia, grazie alle ombre, grazie alle campiture nere. Via, vado di sinistra, vado di Devilman. Ma perché è proprio un'opera, è un'opera d'arte, che impatta molto di più rispetto a Girl from the Other Side. Cioè, qui Miura proprio ha fatto una roba matta, 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 matta. Via, va bene, vai, vado di Berserk. No, qui vado di Pum Pum, mi dispiace. Iniziamo a tenere solo i quadri. Paradossalmente non l'ho fatto, lo sto facendo apposta, però. Via, vado di Volpe, ragazzi. Vado di Volpe, ma perché semplicemente mi piace molto il tratto a pennello che ha utilizzato per rappresentarla. Questa sorta di stand che gli sta alle spalle enorme. Qui vado di One Piece, troppo bella, forse una delle mie tavole preferite di sempre. Qua veramente abbiamo due tavole completamente diverse. Mamma mia, quanto cazzo iconico però questo Devilman, capito? Cioè, proprio c'ha un impatto diverso. C'ha un colpo d'occhio incredibile. Di là c'è un casino enorme, però è troppo bello anche
anche in questo momento è entrato. C'è più l'impatto, c'è più emozione dentro Devilman. C'è una costruzione diversa. Vabbè, vado di Devilman, dai, basta. Mi sono buttato. Allora, anche questo scontro è molto bello perché abbiamo due manga con uno sport che fa da sfondo, perché per me in questi due manga lo sport fa da sfondo, che però aiutano a mettere in evidenza determinate emozioni. Sulla destra l'orgoglio, la rivalità, l'ossessione, la voglia di emergere, la sfida contro se stessi, dall'altra parte l'amicizia, il rispetto, le parole non dette, con ping pong intendo, un passato oscuro, è tosta, però Joe è proprio un quadro iconico che rimarrà per sempre, per decenni. Anche qua abbiamo un animale da un certo punto di vista. Ok, Gon sì, è forse meno popolare, però cioè è disegnato di Cristo, eh. Cioè quella di Gon è OP, totalmente. Cioè non so se ve ne siete accorti. Vado di Gon. Ok, questo è veramente un confronto molto molto difficile. No, non abbiamo due esplosioni perché non c'entra niente. No, questo è veramente impossibile. Ecco, ma posso accettare un consiglio su un confronto del genere da uno che si chiama Sanji protagonista? Cioè, io non posso. Non posso leggerlo. Cioè, la tavola di Akira non ha senso. Cioè, proprio non ha senso a livello tecnico. Qui sai, non ci sono assistenti, roba, ci sono anche, però Otomo si sa che è malato. Cioè, proprio. Cioè, poi Rise è un momento iconico. Però, Maremma puttana, non c'è confronto. Dai, Akira, mi dispiace. Bellissime costruzioni entrambi. Asteroid qua. Vabbè, Bad Company, questa era facile. Merda. Cioè, sono proprio due mondi all'opposto. All'opposto. Però anche qua è un po' il discorso che facevo prima, dai, Berserk. Però che palle. No, io non mollo. Non si molla, ragazzi. Ci si sporca le mani se necessario. Gio. Però il Gigant è un pezzo di una tavola che hai tagliato. No, Villain Saga, dai. Ah, cioè, qui Dragon Ball, scusate, non me ne ero accorto. Oddio, due tavole molto molto sporche, molto molto insanguinate, molto viscerali. Questa è difficilissima. Però il cuore mi dice Ashitano Joe. Di prima Akito, stavo per cliccare già Joe. Joe, dai. Poi se ne parla più approfonditamente di questa borda. Allora, proviamo ragazzi però a fare un ragionamento un pochino laterale. Se non sappiamo che momento rappresenta questo qua di Joe, vediamo un ragazzo seduto, tutto bianco. Tutto bianco, solo cenere, giusto? Se invece vediamo questa tavola di Pun Pun da sola, è molto romantica, nonostante l'elemento, anzi quello ci sta anche bene, l'elemento disturbante di Pun Pun, che è disegnato completamente diverso da tutto il resto. Solo dal sorriso Joe trasmette, ragazzi, sì, ma valorizziamo tutto il dettaglio in Pun Pun. È pieno di dettagli, forse il cielo è una foto tra l'altro effettata, questo bisogna dirlo. Forse lo stile di Joe mi piace di più, non lo so. Oh, di Joe, dai. Ok, altre due ecco, queste sono due tavole folli a confronto. Tanto sempre con i motivi circolari. Sono venuti fuori dei bei match, comunque. Quanto cazzo è bella questa di Asteroid, però, ragazzi. Con lo sfondo scomposto come se fossero dei vetri. Di Asteroid, è troppo bella. Mi dispiace. Raga, qua sono veramente incasinato. Quanto cazzo è bella l'esplosione di Akira. Basta. Di Akira. Ok, sì, sono delle tavole straordinarie, ragazzi, straordinarie. Cioè, il discorso è che questa tavola di Berserk con i demoni, cioè tutti, vabbè, Griffiths, abbiamo tutto quello che ci serve. Poi guarda là tutti i dettagli dietro che fanno da sfondo. Forse anche per la sua semplicità, tra virgolette, preferirei Gon qua. Perché questa costruzione sbollata di Berserk mi piace meno rispetto alla costruzione di Gon. Lo so, ragazzi, lo so. Mi arriva di più Gon. Col fumo dietro, con questi incendi a far da sfondo, tutto il fumo che appesantisce l'atmosfera. Sono veramente belle. Cioè, secondo me, vi fissate. Cioè, voi state guardando la tavola di Berserk e siccome ci sono i fulmini, tutto lo sfondo dettagliato, il muso, la costruzione, tanti personaggi, dite, cazzo, è più complessa e più bella. Però nell'arte, ragazzi, non è che c'è solo questo, c'è anche l'emozione che ti dà una tavola, l'idea alla base, la semplicità, l'immediatezza con cui ti arriva quell'illustrazione. Per me arriva meglio Gon in questo caso, non ci posso fare niente. Io vado di Gon e vaffanculo. Qua invece mi arriva di più Berserk, perché questa costruzione per me rimane una roba eccezionale. Eccezionale rispetto all'altra. Via, qui vado di Eclipse. Qua è un casino, raga. Qua è veramente un bordello. Perché c'è la.
abbiamo fatto tutti questi discorsi, no? Siamo andati anche un po' in incoerenza, ovviamente, con certe cose. Ma ci sta. Ci sta, ci sta. L'arte non è matematica. L'unica cosa che, a parte certe cose, no, un po' sì. Però in questo caso il cuore è difficile toglierlo, perché... Ma lasciate perdere il mio amore per Dragon Ball, che ci sta, perché c'è. Però il Super Saiyan, ragazzi, ormai è una cosa... talmente oltre, cioè talmente iconica, talmente importante, è storicizzata proprio, cioè non so come spiegarvelo, è proprio un'icona pop che va oltre anche il fumetto. È bella, la tavola di Villain Saga, però porca puttana, ma poi la costruzione di Toriyama è eccezionale, come al solito. Un modo di inquadrare Goku dall'alto con quell'anatomia perfetta, però la narrazione è incredibile. Vabbè, va, basta. Qua, ragazzi, sono disastri. Qua è veramente un casino. E si ritorna al discorso di prima. E quello lo straconfermo. Cioè, è l'unico discorso che mi manda avanti probabilmente nella vita. A livello artistico non c'è versi. Cioè, vincerebbe le crisi tutta la vita. Però, mamma mia, se è d'impatto... Ascita, no, gioco. Mamma mia, se arriva. Noi abbiamo lo sguardo assente, quasi... da morto di Joe in primo piano, e con questo Rikishi magrissimo ma colossale di fronte a Joe in questa tavola, perché l'ha battuto ed è possente davanti a lui, l'ha conquistato, l'ha devastato, e il sorriso di Rikishi spettrale illuminato da sotto lo rende ancora più minaccioso e spaventoso. Quindi arriva, e come, soprattutto con questa raggiera di chiaroscuro intorno a lui. Non lo so, ragazzi, si parla di emozione, si parla di costruzione, eccetera. Ovviamente a livello artistico l'eclissi è più bello. Cioè, la luce di Rikishi, la luce sotto il mento di Rikishi viene data anche dallo sporco che ha, dallo sporco, dal sangue. Non lo so. Vabbè, via, andiamo di eclissi, anche se veramente questa è una scelta molto difficile per me. Ragazzi, è finita. Cioè, aspettavo solo questo momento, il momento in cui questa tavola di Slam Dunk sarebbe stata messa in difficoltà. Ci siamo arrivati. Non ho parlato in attesa di questo momento. Eccoci. Joe in questa tavola è incredibile. È incredibile l'uso del bianco, che tra l'altro ha anche una forte simbologia per via di quello che succede nella storia. Ma di là c'è la vita. È proprio tutto. Tralasciando l'iconicità del momento, perché comunque è il 5 tra due persone che si detestano, due rivali che per tutto l'intero manga non fanno altro che prendersi per il culo, non si possono soffrire. Però in questo momento decidono di darsi il 5. Tralasciando questo, qua Inoue proprio non si è regolato. Questo tratteggio che muove i corpi in una sorta di eterno movimento, perché sembrano talmente vibranti che non si fermano mai. Stanno vibrando, sembra una carta lenticolare, nonostante sia un'illustrazione ferma. E ha usufruito solo di questo tratto a capello, questo chiaro scuro fittissimo, per dargli un movimento veramente unico. Le gocce di sudore che si spandono su tutta la tavola per questo movimento seco che si danno col 5 sono affaticati, quindi ansiano, quindi abbiamo anche questi sbuffi tutto intorno. Non lo so, c'è il movimento, c'è la posa, c'è tutto, è tutto perfetto, ragazzi, tutto perfetto. È incredibile. Joe, abbiamo tutto lo sporco, tutte le ferite, tutta la fatica di uno scontro mortale, che però in questa scena sembra non esserci. È presente, ma sembra sparire tutto, perché l'uso del bianco fa sparire ogni fatica, fa sparire ogni dolore. Rilassa e beatifica, rendendolo simbolo. Qui però bisogna andare a prendere anche un po' la storia, non vorrei, però abbiamo la vittoria proprio di persone che sono state sempre emarginate, prese per il culo, sconfitte, tutto. E anche a destra abbiamo una vittoria di quel tipo, solo che i personaggi a sinistra se la possono godere, quello a destra no. Però allo stesso tempo ha vinto, perché si è purificato di tutto il male che aveva dentro, si è purificato di tutta quella ricerca ossessiva che non l'ha mai fermato. Niente, scelgo Slam Dunk, ragazzi. Poi va un po' anche a gusto personale, ragazzi, mi dispiace. Gon è stupenda, meravigliosa, però il terrore, la paura, quel varco praticamente nel cielo che si apre subito sopra questa cupola che ricorda un po' la prigione di Akira, che è una bomba atomica ma non lo è del tutto, è una cupola nera che ricorda anche Capitan Harlock in un certo senso. La perfezione della distruzione dei palazzi tutto intorno, che sono quasi sciolti, che vengono aspirati
dagli angoli della tavola, e il fumo soprattutto che fa da sfondo a questa scena, ragazzi, è talmente scolpito bene con quei chiaroscuri che le nuvole sembrano quasi dello zucchero filato caduto per terra sulla strada marcia. È veramente una cosa incredibile. Vado di Akira ancora. È veramente, oddio, sì, Asteroid qua è più bella, senza dubbio. Oggettivamente parlando, quella di Asteroid è troppo studiata bene. Sì, no, è incredibile. Inutile fare tanti discorsi. Va bene, dai, vado di Asteroid. Vabbè, dai, ragazzi, semifinale. Impossibile scegliere per me, ragazzi. Vorrei arrendermi, proprio non ce la faccio. Basta, vado senza pensarci, amici. È andata così, è andata così. Ma questa è una cosa gravissima, non c'è da... Allora, è un casino. Abbiamo questo tunnel che tra l'altro è costruito perfetto, perché si apre nei confronti dello spettatore in Asteroid, e quindi noi vediamo l'interno di un tubo. Siamo dentro al tubo col personaggio. Questo personaggio, appunto, in senso manga, va da destra verso sinistra viaggiando all'interno di questo tubo spaziale che sembra quasi di vetro, no? Perché lo sfondo si scompone dove ci sono questi strati. È fatto veramente bene, disegnato di Cristo, e anche come idea è incredibile. Però la costruzione soprattutto degli edifici intorno all'esplosione di Akira è incredibile. No, raga, io direi, io se fosse per me Akira, è bello tutto, ma cazzo che bella l'esplosione di Akira. C'è anche il cavo, tra l'altro, delle cuffie che si interseca con le linee del... Beh, via, vabbè, Akira, basta, ragazzi. È andata così. Per questo mi prendo un caffè. Allora, ci devo riflettere bene, ragazzi. Però abbiamo già riflettuto abbastanza, in realtà, su queste due illustrazioni. Le ho proprio scomposte centimetro per centimetro. Se fosse per me, a getto voterei Slam Dunk. Proprio a getto. Tra l'altro senza sfondo, proprio. Sfondo bianco. Però, raga, mi sentirei veramente in difficoltà a scegliere Slam Dunk al posto di quella bomba in tutti i sensi lì. Dario, l'esplosione di Akira ha cambiato il mondo. No, senza dubbio. Però il 5 di Slam Dunk l'ha cambiata a me. Ho la mia risposta, sì. Basta. È andata. Ha vinto Slam Dunk. Che tra l'altro, nella votazione, nel sondaggio di Eddie, non so chi l'ha votato, ma l'Eclissi al primo posto, ovviamente, per pochissimo, non è stato battuto proprio da Slam Dunk.